Siamo in studio con Fabrizia Calleguer, referente dei progetti scolastici per quanto riguarda il comitato organizzatore del 66esimo raduno nazionale dei Bersaglieri. Benvenuta professoressa Grazie. Calleguer. Recentemente voi state portando avanti tantissimi progetti che coinvolgono gli alunni delle scuole. Un progetto in particolare ha riguardato una figura storica, un fotografo del fronte della Prima Guerra Mondiale. Chi è e cosa avete spiegato su questo personaggio ai ragazzi? Grazie Cristiano, molto importante questa figura. Noi abbiamo colto l'occasione di un suo pronipote, Marco, che ci ha inviato questo DVD del bisnonno, Attilio Prevost, ingegnere, nato nel 1890 a Torino e appassionato di fotografia. Durante la Prima Guerra Mondiale, Attilio viene praticamente inviato alla Terza Armata. In quel momento comandata da Emanuele Filiberto d'Aosta, Duca d'Aosta, e viene incaricato di riprendere al fronte e subito dopo la Prima Grande Guerra, tutto ciò che accadeva e quindi i soldati, avversari o meno. E lui, appassionato sia di fotografia che di cinematografia, ne è stato un po' l'artefice. Quello che noi vediamo spesso. Le fotografie che ci vengono propinate sui testi oppure che vediamo nei film sono spesso opera Sue di immagini, Attilio Prevost. e per le quali è anche stato decorato. Sì, lui ha meritato la croce di guerra alla fine del conflitto, certo. Voi avete presentato questa figura e i suoi lavori a tanti ragazzi delle scuole. Cosa hanno provato questi ragazzi nel vedere delle immagini anche inedite dal fronte principale della Grande Guerra? Sì, il DVD poi è stato composto chiaramente dai suoi discendenti e quindi loro hanno saputo scegliere le immagini più eloquenti e più toccanti, tra l'altro con un sottofondo di un coro così di montagna e l'emozione è stata tanta. Noi l'abbiamo presentato con il commento del professor Luca Scarpi, che fa parte appunto del comitato organizzatore di Piave 2018, dei Bersaglieri. E quindi il commento in diretta di quello che vedevano, perché le immagini erano originali, quindi in bianco e nero, spesso non comprensibili da ragazzi che sono abituati solo al colore, è stato veramente importante. Anche spaventati? E le immagini sono crude certe volte, questo però è un fattore importante che veniva proprio detto a chi riprendeva, a chi fotografava, era importante che loro riprendessero quello che succedeva. Il Poi, momento vivo. sì, stava poi al comando decidere cosa trasmettere, cosa magari pubblicare, perché sappiamo benissimo cosa successe, soprattutto dopo Caporetto. In chiusura, ultimi 10 secondi, cos'è rimasto di più a questi ragazzi? Perfetto, A questi ragazzi è rimasto, hanno toccato la storia con le loro mani. grazie allora a Fabrizia Grazie. Calleguer, direttore, restituiamo la linea a Pordenone.